Marzo 2020, buonasera a tutti che ci seguite, Gianni Colacione per Libre TV in collegamento con Cristina Leo, che ringraziamo di essere qui con noi su Libre TV per la prima volta. Cristina Leo, assessore alle politiche sociali, pari opportunità e politiche abitative del municipio Roma 7, il municipio che seguiamo da parecchio tempo con le registrazioni del consiglio municipale e spesso con delle interviste che abbiamo fatto anche alla Presidente Monica Lozzi. Abbiamo questa sera Cristina Leo, che è assessore da ottobre, se non sbaglio, del 2019. Grazie di essere con noi qui la prima volta e parliamo con lei di come il municipio sta affrontando, per quanto riguarda la materia di competenza di Cristina, cioè le politiche sociali in qualche modo, questa vicenda, in questa specie di tunnel dell'orrore in cui ci troviamo. Ricordiamo che siamo tutti quanti in qualche modo ai arresti domiciliari, se così possiamo dire, dentro le case chiuse, utilizziamo Skype per fare questa intervista. E io le volevo chiedere come affrontava, per quanto riguarda le fasce più deboli, più disagiate. Lei è anche il suo assessorato, tra le sue competenze. Partiamo ecco dalla questione della violenza sulle donne, perché fa un pochino capo anche alle sue competenze i centri antiviolenza. Ci sono degli studi, delle prime riflessioni che dicono che questa convivenza forzata, improvvisa, l'abbiamo accennato anche nell'intervista con Monica Lozzi, questa convivenza improvvisa, forzata, non è un viatico molto spesso, forse altre volte sì, ma insomma capita che non sia un viatico nei rapporti familiari. Ci sono delle situazioni a rischio che vengono esacerbate da questa convivenza forzata e improvvisa di persone che condividono lo stesso tetto, ma in cui i rapporti sono spesso conflittuali e a volte vanno un po' anche in una situazione a rischio. E parliamo in questo senso delle donne, centri antiviolenza, violenza sulle donne. Ecco, hai qualche rapporto, qualche dato da darci? Intanto lo sforzo del municipio Roma 7 per quanto riguarda questa vicenda, e cioè questo problema, come lo affrontate, qual è la struttura, e in particolare in questo periodo. Ok, allora noi intanto buonasera a tutti e a tutti. Allora, all'interno del municipio abbiamo in questo momento un centro antiviolenza che si trova in via di Forti Fiocca, e poi abbiamo anche una casa di semiautonomia chiamata Gate 7, dove al momento sono ospiti due nuclei familiari, quindi ci sono due madri con i rispettivi bambini. All'interno di questa fase emergenziale chiaramente i servizi hanno dovuto subire una rimodulazione proprio in merito al fatto che sono stati limitati i contatti, diciamo, diretti con le utenti e gli utenti, intendo di contatti, diciamo, vis-à-vis. Quindi il tutto si è spostato in questa fase, diciamo, sul contatto telefonico attraverso Skype, appunto, WhatsApp e contatti di questo genere. Quindi le nostre utenti continuano comunque ad essere seguite, sia chiaramente in maniera invece più diretta quelle che sono all'interno della casa di semiautonomia, e i contatti continuano ad essere fatti attraverso le operatrici che rispondono al centralino del CAV di Forti Fiocca. L'invio spesso è un invio anche diretto, che arriva o attraverso il numero nazionale, il 1522, che ricordiamo è sempre un numero importante e che può essere contattato H24 tutti i giorni, e poi si occupano le operatrici diciamo di filtrare e di indirizzare nei distretti di riferimento, oppure segnalazioni anche dirette dalle forze dell'ordine, per esempio. E in questo momento come municipio, diciamo, stiamo registrando un andamento simile a quello che si ha nel corso dell'intero anno, quindi non abbiamo notato né un boom né una diminuzione delle telefonate, il tutto è abbastanza costante nel non essere
costante. Quindi diciamo che le telefonate continuano ad esserci purtroppo le richieste di aiuto anche. Infatti in quest'ultimo periodo, che insomma in qualche modo possiamo identificare nelle ultime 2 settimane, sono state fatte 4 prese in carico di donne vittime di violenza. Sicuramente in questo periodo la convivenza forzata fa sì che diciamo sia difficile per le donne che vivono la violenza immaginare una fuoriuscita dal circuito in un brevissimo tempo, perché chiaramente non sappiamo neanche noi a livello nazionale quando usciremo da questa fase emergenziale. Però l'importante è sapere, che tutte le donne sappiano, che il 1522 continua a lavorare, i centri antiviolenza continuano a rispondere alle telefonate di richiesta d'aiuto, così continuano ad operare le case rifugio e le case di semiautonomia. Poi noi in questo periodo comunque, diciamo, è stata anche un po' sospesa quella questione inerente la casa delle donne Luce Siesta, dove c'è, diciamo, una problematica al momento con il dipartimento, però diciamo anche lì è stato sospeso. Le donne che erano state, diciamo, già collocate all'interno di strutture, per fortuna erano state collocate prima, insomma, dell'emergenza Ecco, coronavirus. ricordiamo che cos'è Luce Siesta, che cosa si fa lì. Luce Siesta è una struttura di accoglienza che si trova all'interno del Municipio Settimo per donne che escono dal circuito della violenza. In realtà è un progetto molto complesso, perché al suo interno è presente, diciamo, sia un CAV, ma allo stesso tempo, diciamo, si pone nell'ottica di essere sia casa rifugio che casa di semiautonomia. Quindi, diciamo, è un progetto in qualche modo che cerca di abbracciare e sostenere le donne nel circuito che purtroppo, insomma, sono vittime di violenza e che cercano di fuoriuscire dal circuito della violenza sostenendole a 360 gradi. Lì ci sono delle problematiche molto complesse che vanno ben oltre, diciamo, le mie competenze, perché purtroppo l'immobile dove è ospitante, diciamo, l'associazione Lucia, dove ospita l'associazione Lucia di Siesta, è un immobile che è entrato a far parte del concordato fallimentare di ATAC, quindi c'è tutta una controversia in essere al momento tra Dipartimento, quindi Comune e Associazione. Di fatto, comunque, il Dipartimento ha trovato per gran parte delle donne che erano ospitate all'interno della struttura una sistemazione, altre sono ancora nella struttura, proprio perché poi effettivamente è scattata anche questa fase emergenziale, e di fatto poi diciamo che quello che rimane il nodo cruciale è quello di cercare di capire, e quello chiaramente deve essere fatto a livello dipartimentale, come si può salvaguardare comunque un progetto che negli anni è stata una grande risorsa, comunque non solo per il territorio del Municipio Settimo, ma per tutto il territorio di Roma, insomma, visto che Luce Sesta ha avuto per tanto tempo, insomma, anche la maggiore disponibilità di posti di accoglienza appunto per le donne che escono dal circuito della violenza. Purtroppo è una questione problematica, speriamo che in qualche modo si riesca a risolvere, diciamo, senza troppi danni per nessuno, ecco, diciamo così. Certo. E Cristina, tu hai rilevato in qualche modo, si può dire, l'assessorato che era di Veronica Mammì, che attualmente sta in Campidoglio, assessore in Campidoglio. Ecco, come è accaduto questo avvicendamento? Ecco, intanto Monica Lozzi, la presidente, come ti ha contattata? Vi conoscevate già? È anche, insomma, una cosa importante questa. Allora, io intanto conosco sia Veronica che Monica da tanti anni, perché sono stata attivista del Movimento 5 Stelle per diverso tempo, e ci siamo quindi conosciute anche in un momento in cui su Roma, nel 2012-2013, comunque il Movimento 5 Stelle stava, diciamo, per compiere i primi veri passi, anche se altri erano stati compiuti in una fase precedente, quando già degli attivisti si presentarono attraverso quella che era nota come lista Beppe Grillo. Però diciamo la fase in cui sono subentrata io è quella in cui, diciamo, effettivamente
stava proprio per strutturare, era già nato il Movimento 5 Stelle, però su Roma ancora aveva poco appeal, diciamo così, era una fase un po' iniziale. Per quanto riguarda, quindi diciamo la conoscenza quindi è già di svariati anni. Poi che cosa è successo? Io ho collaborato col Municipio Settimo già da diverso tempo, in particolare, pur essendo io residente nel quinto, quindi all'epoca attivista nel quinto municipio, per delle questioni inerenti ai temi LGBT. Quindi io mi sono appoggiata anche per organizzare tutta una serie di eventi anche a carattere comunale al Municipio Settimo. E eventi che poi sono stati anche molto interessanti. Abbiamo organizzato la settimana romana contro l'omotransfobia. Nel Municipio Settimo è presente un'opera molto bella, fra l'altro, realizzata da un'artista, una donna transgender, Valeria Catania, per commemorare le vittime dell'Olocausto, ma non solo la comunità ebraica, ma anche la comunità Rom Senti Camminanti e anche la comunità LGBT. Abbiamo fatto insomma tanti eventi e anche più recente la dedica, che poi in qualche modo abbiamo dovuto sospendere a Marcella Di Folco, del Giardino Rainbow che si trova davanti al municipio, che avremmo dovuto realizzare proprio in questo periodo. Quindi diciamo così. E in qualche modo Monica mi ha conosciuta meglio, ma io queste cose le ho fatte anche appunto a stretto contatto anche con Veronica e poi anche con Elena De Santis, che invece è assessora alla scuola, alla cultura e allo sport. Quindi nel momento in cui Veronica è stata chiamata da Virginia, insomma dalla sindaca, a rivestire questo ruolo presso l'assemblea, presso insomma l'assessorato capitolino, io così, in maniera molto anche semplice, diciamo, ho chiesto a delle consigliere che conoscevo se effettivamente era stato già individuato un altro assessore o un'altra assessora di riferimento. E mi è stato detto di no, e mi è stato detto: vabbè, ma prova, manda un curriculum. E così è stato in realtà. Io ho mandato il mio curriculum, sono stati fatti dei colloqui, non mi ricordo il numero preciso delle persone che sono state, insomma, a colloquio con la presidente e con il vicepresidente. Insomma, poi sono stata scelta, insomma, tra le persone che hanno fatto questo colloquio. È un ruolo che mi piace, che mi impegna tanto. I problemi del sociale chiaramente sono tanti, però ho questa caratteristica che, diciamo, mi piace risolvere i problemi quando si presentano, quindi anche cercando magari di usare il pensiero laterale, essendo laureata in psicologia, e provare anche a sperimentare soluzioni magari non provate prima, magari, insomma. Sì, perché tu, diciamo, professionalmente di cosa ti occupi? Io nasco come psicologa, sono laureata nel 2004, poi ho lavorato anche con stretta collaborazione con una piccola impresa familiare che si occupa del settore turistico. Ho studiato per diventare psicoterapeuta, mi manca solo la tesina per completare il percorso, quello accademico, diciamo così, per diventare ufficialmente psicoterapeuta, però poi sono attivista per i diritti delle persone LGBT da tanto tempo, quindi diciamo mi sono mossa nell'ambito dei diritti, pur avendo sempre avuto una propensione per i diritti sociali anche, che sono quelli che in questo momento. Certo, su Liberi TV siamo molto attivi sulla difesa di questi diritti e su queste tematiche LGBT, anche grazie a Riccardo Cristiano che insomma è attivissimo con molti video, lo puoi, se vuoi, trovare su Liberi TV. Abbiamo fatto questa piccola parentesi personalistica, torniamo all'attività istituzionale. Tra le categorie esposte io ho potuto verificare in questi giorni sono più o meno ormai 3 settimane, questa è la terza settimana di, diciamo, di clausura, se così possiamo dire, sono uscito in tutto 4 volte. È un numero limitato di uscite per poter dire come vanno le cose, però quando per 4 volte vedi ogni volta uno stesso scenario, allora dici, beh, ma allora qui c'è qualcosa che sta accadendo. E quale scenario? Ho visto vagare letteralmente nei luoghi dove andavo, che sono stati un supermercato, farmacia e un bancomat, e in ognuna di queste occasioni vagare in modo, in stato quasi confusionale, delle persone anziane.
E allora mi sono chiesto, peraltro nelle varie file che adesso si devono fare, perché in questi pochi esercizi aperti non si può entrare e fare la fila all'interno, si fa la fila fuori, e mi sono posto, ma come mai tutte queste persone anziane, alcuni neanche davano proprio l'impressione di non essere molto neanche consapevoli di quello che accadeva, mascherine, guanti non ne avevano. E allora ho pensato, anche chiedendo con delle conoscenze, che tra le categorie che non lavorano, che sono anche a rischio, ci sono quelle persone che fanno assistenza agli anziani, badanti, collaboratori e assistenze di vario tipo, quindi queste persone che erano aiutate, assistite in casa, improvvisamente si sono trovate senza un aiuto, persone che spesso non uscivano da casa da molto tempo, o se uscivano, comunque c'era qualcuno che le accompagnava e pensava ai pagamenti, ai prelievi, andare in farmacia con le carrozzine, oppure, ecco. Questa categoria di persone, appunto, sono persone anziane, persone sole. Lo sforzo del settimo municipio, come si concretizza per loro? Sì, allora noi abbiamo costruito una rete di sostegno per un'assistenza domiciliare leggera, quindi per dare la possibilità a queste persone anziane che spesso possono anche non avere una rete familiare e appunto sostenendole nell'acquisto della spesa alimentare piuttosto che nell'acquisto di farmaci, per intenderci. Per fare questo abbiamo messo a rete tutta una serie di associazioni che sono nel territorio. Questo lavoro, diciamo, di cabina di regia l'ho fatto proprio io perché è nato in qualche modo anche da input che ho avuto dal territorio sul fatto che ci fosse questo bisogno, per cui mi sono mossa proprio da questo punto di vista, creando questa rete all'interno della quale collaborano attualmente la Protezione Civile, il gruppo 405 proprio della Protezione Civile che è nel territorio del Municipio Settimo, la Croce Rossa, la Comunità di Sant'Egidio, Snodo Mandrione, City Angels e l'Associazione Anteas. Quindi diciamo sono sei realtà che noi diciamo sponsorizziamo, patrociniamo come municipio, quindi a livello chiaramente di contatti telefonici, in modo tale che gli utenti o comunque le persone fragili in generale, che siano anziani, che siano persone con disabilità o persone anche immunodepresse, sappiano che c'è questa possibilità comunque di aiuto almeno in queste attività. Poi chiaramente è ovvio che c'è tutta la parte assistenziale del municipio che è molto più articolata e complessa, quella che si chiama per esempio assistenza SAISA, che è proprio l'assistenza domiciliare alle persone anziane, che quella comunque non è stata interrotta. I servizi diciamo essenziali, così anche come per il SAISH, quindi per le persone disabili, continuano ad essere attualmente operanti. C'è stata una fase iniziale in cui sono state le stesse famiglie a chiedere la sospensione del servizio perché avevano la paura del contagio, e questa diciamo è una preoccupazione che c'è stata e che continua sicuramente anche ad esserci, ma probabilmente anche perché si immaginava che questa fase fosse anche più breve. Infatti, gli enti gestori, invece, appunto, ricontattati, mi hanno comunque fatto apprendere che anche laddove gli stessi utenti avevano chiesto di sospendere, diciamo, l'assistenza, poi hanno ricontattato per riattivarla, perché magari in una situazione emergenziale, che ne so, di una settimana, magari potevano anche pensare di farcela da soli e da sole, però visto che l'emergenza purtroppo si sta protraendo, è chiaro che chi ha effettivamente bisogno di un'assistenza domiciliare intensa non può farne completamente a meno. Però d'altra parte, come dicevo prima, è importante perché abbiamo questi numeri che poi, insomma, come ci siamo detti, magari pubblicizzeremo poi alla fine. Sicuramente li metteremo in copertina, in chiusura di questo video, e daremo un po' di riferimenti importanti. Poi ovviamente do un invito anche a tutti coloro che ci seguono e anche a te Cristina di far circolare il più possibile questo video, così arrivano anche Assolutamente queste informazioni. sì, lo farò e lo faremo. E così parallelamente stiamo anche cercando con una diciamo collaborazione con il Banco Alimentare, di arrivare anche a delle famiglie che non hanno effettivamente proprio la possibilità economica, purtroppo, anche di fare proprio la spesa. Quindi non solo il servizio gratuito di consegna a domicilio, che è quello che facciamo già attualmente, ma stiamo, diciamo, individuando all'interno delle persone seguite dai nostri servizi sociali
dei nuclei particolarmente fragili che non hanno purtroppo neanche la possibilità di fare la spesa, e quindi stiamo per intervenire con il banco alimentare, quindi con dei banchi, con dei pacchi spesa, appunto. Quindi diciamo che ci stiamo muovendo a più livelli, così come continuiamo anche e stiamo anche cercando di integrare, speriamo insomma di riuscirci a portare un altro servizio che già abbiamo in essere, quello dei pasti a domicilio, sempre a persone anziane fragili, che è ancora un altro servizio. Quindi diciamo quello che io sto cercando di fare è creare altro rispetto a quello che già esisteva in questa fase emergenziale, strutturando una rete e allo stesso tempo potenziare laddove è possibile quello che già era in essere. Questi sono i livelli sui quali mi sto muovendo, insomma. E tu sei anche assessore alle politiche abitative. Ora, io questo non so se faccio una domanda, ma non so se la cosa diciamo ti coinvolge. Volevo sapere se tu eri coinvolta in qualche livello anche per quanto riguardo le politiche abitative per il superamento del campo di La Barbuta, il campo Rom della Barbuta. Allora, per quanto riguarda il campo Rom della Barbuta, quello è diciamo un bando che nasce come bando dipartimentale. Quindi noi siamo attenzionati chiaramente come municipio, diciamo c'è stata una comunicazione in tempi recenti sul fatto che si voglia probabilmente cercare di anticipare la chiusura del campo Rom a giugno, ma questo effettivamente un po' prima rispetto a queste emergenza Covid. Di fatto il bando è a tutti gli effetti in essere fino al 31 dicembre di questo anno, quindi diciamo la mia personale speranza, ma è proprio un'opinione personale, è che comunque tenendo anche conto di quella che è questa fase emergenziale, comunque si dia il tempo e la possibilità di utilizzare tutto il tempo che era stato concordato all'inizio tra, diciamo, il Dipartimento e la Croce Rossa, che è l'ente gestore di questa attività. Chiaramente, insomma, ho avuto l'informazione del fatto che la Croce Rossa è riuscita diciamo, trovare sia sistemazioni alloggiative e anche delle avviamenti al lavoro per delle persone residenti o comunque che vivevano all'interno del campo La Barbuta, non ancora proprio per tutte le persone, però insomma diciamo che credo che si possa, poi non sono io chiaramente a doverlo dire perché dovrà essere il Dipartimento, credo che sia stato fatto comunque un buon lavoro, anche perché sono comunque situazioni molto complicate diciamo, da seguire e anche per le quali trovare una soluzione semplice, insomma. Per quello spero che, insomma, Per i possa. problemi complessi non ci sono risoluzioni semplici, anzi bisogna diffidare da Concordo. chi pone problemi, soluzioni Guarda, allora semplici a io problemi complessi. sono concorde pienamente perché infatti uno dei miei motti è proprio questo, cioè per problemi complessi servono soluzioni complesse, quindi sicuramente è così. No, io dalla parte proprio delle politiche abitative, diciamo in senso stretto, ho seguito e continuo a seguire invece proprio delle situazioni laddove ci sono degli sfratti da parte di enti, diciamo anche ex statali, se vogliamo dire così, in parte come Poste Arena Sarco, quindi la Cassa dell'Esercente e Commercio, o anche INPS, ex INPDAP, comunque diciamo sto seguendo anche queste situazioni e laddove possibile insomma cerco di intervenire facendo appunto delle segnalazioni, chiedendo magari laddove quasi sempre ci sono delle persone anziane fragili, un rinvio degli sfratti o comunque anche una contrattazione laddove è possibile, laddove non ci sono morosità, diciamo, impossibili diciamo, da far rientrare. E per adesso comunque ho trovato un'apertura con, diciamo, le istituzioni alle quali mi sono rivolta. In questo periodo gli sfratti dovrebbero essere sospesi fino al 30 giugno, quindi diciamo, unica nota positiva di tutto questo, diciamo, di tutta questa situazione complicata e complessa. E, però, insomma, diciamo che sicuramente quando sarà finita l'emergenza continuerò a stare sempre dalla parte delle persone in difficoltà, anche dal punto di vista delle politiche abitative, ma poi, insomma, come cerco di fare anche adesso in generale verso tutti.
Perfetto Cristina, ti ringraziamo di questa intervista. Abbiamo aperto questo spazio, questa finestra, ulteriore finestra informativa sul settimo municipio anche per quanto riguarda l'assessorato alle politiche sociali. Ti ringraziamo, se hai qualcosa ancora da aggiungere, io ti do la parola oppure ci possiamo salutare qui. E faccio solo un accenno al fatto che noi di recente abbiamo pubblicato un bando per diciamo, la realizzazione di un ristorante didattico, e questo bando, diciamo, ha una sua importanza perché il bene è un bene sequestrato alla mafia. Quindi, diciamo, all'interno del Municipio Settimo, questo ad oggi è il secondo bene sequestrato alla mafia che viene messo a bando per delle attività sul territorio di natura sociale. Altro bene sequestrato alla mafia era proprio l'immobile dove adesso c'è la casa di semiautonomia Gate 7 di cui parlavo prima. E bene sequestrato alla mafia è quello sul quale faremo il progetto per la casa di accoglienza per persone trans che escono appunto da circuiti comunque, magari non di violenza in senso stretto, ma che comunque sono stati respinti dalla persona, dalla famiglia di origine. Quindi, diciamo, c'è comunque anche nel municipio questo lavoro continuo sui beni sequestrati alla mafia perché vengono, diciamo, utilizzati per una finalità sociale. Credo che sia importante dirlo. Questo bando attualmente scade il 4 maggio, questo del ristorante didattico, con la possibilità di proroghe qualora, insomma, anche diciamo, questa fase purtroppo emergenziale continui del tempo, però insomma credo che sia importante anche dirlo nell'ottica di tutto il lavoro che il Municipio Settimo ha fatto anche in questo senso. Perfetto, grazie Cristina Leo, ricordiamo l'assessore alle politiche sociali, pari opportunità e politiche abitative del Municipio Settimo di Roma. Grazie ancora. Grazie a te Gianni, e grazie a Liberi TV e grazie a tutti e a tutti.